quarta sconfitta della stagione per il Catania Primavera, battuto in casa per 3-0 dal Bari. Un risultato bugiardo e forse un passivo troppo eccessivo per i ragazzi di Giovanni Marchese, che concludono con una sconfitta l'ultima gara in casa. A Torre del Grifo, in una calda giornata di giugno, dopo un inizio equilibrato, i biancorossi, allenati da Dudu Diò, passano in vantaggio con il gol di Pinto, che al 33esimo porta in vantaggio gli ospiti, facendosi trovare pronto in occasione di un calcio di punizione. Nonostante la pressione degli avversari, il Catania reagisce provandoci in due occasioni con Di Stefano e Fichera, ma il primo tempo si conclude sul punteggio di 1-0 per il Bari. Nella ripresa il Catania gioca e si avvicina al gol del pareggio, ancora una volta con Di Stefano, ma trascorsi 20 minuti il Bari trova la rete del raddoppio. Cirillo sorprende con un destro potente l'estremo difensore rossazzurro Coriolano e porta il Bari sul 2-0. La terza marcatura che pone fine al match arriva al 40esimo con D'Argenio su spunto di Rutigliano in velocità dopo un pallone perso dai rossazzurri. Coriolano sarà chiamato anche a un altro intervento importante che evita un passivo peggiore per il Catania. Si conclude 0-3 con il Catania che resta fermo al terzo posto in comproprietà con il Monopoli in attesa dell'ultima gara del campionato dove i rossazzurri saranno attesi dal Bisceglie.